Ciao gente dal romano inglese, oggi voglio andare a provare un po' di sushi. È veramente tanto che non mangio sushi e mi manca. Quindi ragazzi, oggi venite con me, sarà un piccolo vlog in un ristorante giappocinese e ci andiamo a mangiare un po' di sushi, dato che è tanto che non mangio il sushi. In Italia me lo mangiavo come una dannata tutti i giorni, no, è vero, tutti i giorni no, però me ne mangiavo tanto, mi manca tanto. Voglio vedere se questo è buono quanto quello e che c'hanno, più che altro sono paurito, raga, sono paurito. Venite con me, andiamo a provare. Siamo entrati dentro al ristorante, carino, ci hanno dato sti cosi. Hanno dato sti cosi qua, stranissimi. E poi abbiamo il buffet che praticamente dice: mangia quanto te pare. Sembra un po' stremisito, però sembra pure abbastanza buono. Non lo so, proviamo, vediamo com'è. Mi spaventa. Vedete, loro vedranno tutto dentro a ste bottigliette già preparati. Poi tu li metti qua dentro. Ora si sta a mangiare la zuppa di verdure. È buona? Ti piace? Strana, tutte le porzioni sono giganti, cioè, guarda che spessore hanno, sono enormi, buono lo stesso, tagliare sopra. E ovviamente non si poteva mancare gli involtini di primavera, che però non è primavera ma è... Sì, ma non è primavera adesso, eh? Estate. Poi ci arrivano sti cosi che sembrano vivi. Guarda come si muovono. Sono vivi. Molto interessante. Mi piace, mi dà un buon voto. È una cosa strana, mai provata, però è buono. È molto cremoso dentro, c'è qualche pezzetto di polipo. Questo in foto sembrava più grande. Era molto più grande in foto. Come molto piccolino. Lo proviamo e vediamo com'è. Allora, quelli come so. Arrivati quelli al tonno con la crema piccante è buonissima. Però appena l'ho assaggiati mi sono divorati tutti, quindi non sono riuscito a filmarli. Però ne ho chiesti altri, quindi appena arrivano qui faccio vedere. Buonissimi, sapevano un gusto buonissimo. Non lo so, forse c'è un pochino troppo salsa piccante sopra, però è buono, molto buono. Poi ci stanno, vabbè, i noodles, le coral. E poi sono arrivati quelli, sono arrivati questi qua, che ancora li devo provare. Mo li proviamo, vediamo se sono buoni. Non è sushi, è pollo. Eccoli, mi stavo per finire di nuovo. Però stavolta mi sono fermato. Oi, che cacchio fai? Ci prova, Zingara. Questi sono veramente buoni. Al tonno. Oi, che stai a fa? Allora, tutto sommato il ristorante non era malaccio. Era anche buono da mangiare, devo dire. Io mi sono ingozzato, ovviamente. Sto pieno come ogni volta che esco da un sushi. L'unica cosa, una pecca, è che magari c'era veramente poca roba sul menù. Non ce n'era tanta quanta quando normalmente vado a Roma al giapponese. Però vabbè, insomma, era comunque sia buono. Non mi posso lamentare. Sicuramente ci ritornerei. Il prezzo ne vale la pena. Sono, mi sembra, 17 sterline. Non costa di meno a pranzo o a cena come in Italia. Però il prezzo ne vale la pena, secondo me. Poi sono sembrati tutta roba buona e fresca. L'hanno fatta là sul momento. C'era la ragazza con il ragazzo che lo cucinavano là davanti a noi. Quindi è sicuramente una cosa buona da provare. Ci ritornerò sicuramente. Tu ci torni, Coral? Sì. No, in una fretta. No, in fretta. Non presto. Vabbè. Ricordatevi, ragazzi, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Lasciatemi un commento qui sotto e parliamo di sushi. Parliamo di sushi. Il sushi è buono sempre. E i migliori posti dove avete mangiato sushi, fatemelo sapere. Perché se sono qualche posto qua in Inghilterra, magari ci vado a fare un saltino. Se invece è un posto in Italia, quando tornerò, provo ad andarci. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.